Siamo già in volo ragazzi, oggi iniziamo nel pieno dell'azione con questo video, siamo a bordo di questo A4E Skyhawk versione israeliana. Ragazzi, cambia moltissimo dalla versione originale americana in quanto a prescindere dalle differenze estetiche come la gobba che vedrete appunto sulla sagoma e l'ugello, quindi la parte di scarico del motore più allungata, ci sono anche delle piccole differenze prima che entriamo nel pieno dell'azione, quindi appunto, che iniziamo a sganciare bombe sulle teste dei nemici. A livello di prestazione, siamo molto molto lì, quindi a livello proprio di performance, ma diciamo cambia principalmente il tutto con l'armamento, in quanto questo aereo è in grado di portare una GBU-8, che non è altro che una bomba da 2000 libre, ha sempre a guida TV, quindi è un gran bombolotto da portare a bordo. Sicuramente, ragazzi, potrete portare sia la GPU-8 che anche le bombe più piccole, quindi le AGM-62, che pesano all'incirca 510 kg, quindi sicuramente porterete a bordo un gran carico bellico. Sì, dopo lo apri il radiofreno, vabbè. Vediamo la bomba dove va. Ah, sono due, è probabile che ne facciamo tutti e due. Uno, due, boom! Per due! Ok, sento un aereo a ore 6. Ok. Ok, occupiamoci dell'aereo. C'è anche un elicottero. Ok, è qui. Via. Ma sta bomba, quando arriva? È arrivato, ma quello è morto, ok. Ok, eccolo l'aereo. 2000 years later. Dai, vieni manovrato con me, vieni, vieni. Dai, sì, passa avanti, bravissimo. Bravissimo, è qui che ti voglio. Vieni, vieni. Ciao. Parliamo di un mezzo molto molto corazzato, non è altro che un Centurion preso e rivisto da parte appunto degli israeliani, dove ci hanno applicato davvero l'impossibile, da corazzere attive che bloccano fino a 260 mm a livello di energia chimica, e anche per quanto riguarda le mitragliatrici, diciamo che non cambia molto tranne qualche piccolezza, però è in grado di portare addirittura due mitragliatrici da 7,62 e una da 12,7, quasi in linea con il cannone. Insomma, ragazzi, è bello armato, riesce a incassare molto bene. Ovviamente non è un gran carro a livello di mobilità, però vi dà le sue kill. Infatti può bucare fino a 337 mm, diciamo che si mette in linea con molti mezzi che utilizzano appunto gli APF SDS, e diciamo che è munito anche di visione termica, che non è di altissima qualità, però nel suo complesso riesce a fare il suo lavoro e a distinguere il nemico dall'ambiente circostante. Ragazzi, questi sono i mezzi e partiamo subito con l'azione. Ok.
Ok, guarda, neanche il tempo, perché qualcuno mi aveva visto Gemini attendeva sul lato. Infatti era vicinissimo, raga, al nostro cadavere. Beh, bello. Vabbè, non abbiamo fatto di nuovo niente. C'è ancora quell'M60 maledetto. Neanche il cingolo. Ma che cazzo? È il suo numero fortunato, raga, perché altrimenti non si spiegherebbe. Ok, comandante artigliere. 3. Spariamo un po' più sotto, 2, 1. Altrimenti non avrebbe assolutamente senso. A few minutes later. Ma che è un BT7? Ma dai. Ok, ora sta arrivando uno grosso. Non lo vedo, raga. Comandante, artigliere, tu non puoi sparare. Dai, 3. 1. Ok. Ricarica le batterie. Oh, ruota. Ruota. Ok. Non va giù? Eh sì, erano in troppi. Ok, il primo è andato. E per il suo primo andrà la bomba, speriamo in tempo. Dai, 3, 2, 1. Boom. Boom. Ok, boom. E niente, mi dispiace ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. È stato un po' più corto, ma era più indirizzato un po' al divertirsi ogni tanto. E ovviamente porterò anche dei video un po' più tosti con gli israeliani, veramente a top tier. E niente. Ci vediamo presto e molto presto in un prossimo video. Soprattutto, ragazzi, iscrivetevi al canale. Stiamo aumentando, ma effettivamente anche da parte mia c'è stato un disinteresse per un piccolissimo periodo. Prometto che non accadrà più. Niente, ragazzi, ci vediamo presto e niente, iscrivetevi, ragazzi. Ciao!